La Formica quest'anno ad Ecomondo per presentare una grande novità che avete nell'ambito della vostra attività. Come si inserisce questa novità nell'ambito di quello che fate? Si inserisce perché noi da qualche anno facciamo lo spazzamento stradale con diverse spazzatrici. Allora ci siamo un po' inventati questo servizio perché usiamo anche noi le spazzole. Allora abbiamo provato a capire com'era la filiera di produzione, di riciclo delle spazzole. Ci siamo quindi attivati per costruirle noi e quindi abbiamo oggi presentato questa in fiera il prodotto della costruzione e rigenerazione delle spazzole. Quindi non si parla solo di spazzole nuove, ma anche spazzole che possono essere poi rigenerate, quindi con anche un impatto ambientale minore, quindi questo è anche importante da sottolineare, visto che siamo una cooperativa che è certificata oltre che nella sicurezza, nella qualità, anche nell'ambiente, anche rispetto dell'ambiente è importante. E poi per noi è importante, visto che la lavorazione è una lavorazione semplice, per noi vuol dire creare un posto di lavoro per una persona svantaggiata, quindi unire come al solito la parte imprenditoriale con la parte sociale, che è un po' la nostra caratteristica, quindi di stare sì sul mercato ma creare anche posti di lavoro per persone svantaggiate, meno fortunate, che possono fare anche questi lavori semplici. Oggi è l'attività che è stata aperta da circa 6 mesi, un anno, è ancora un po' spot, quindi non è che abbiamo un'attività continuativa. La presenza in fiera è anche per questo, per riuscire a agganciare clienti importanti in maniera da rendere importante questa attività. Il lavoro viene svolto presso la nostra sede in via Portogallo 2 e viene svolto in questo momento da 2 dipendenti che stanno testando anche, diciamo, bene il processo lavorativo, perché comunque è un lavoro semplice ma deve essere un lavoro puntuale, fatto per bene, anche perché poi queste spazze vengono vendute a grosse imprese che puliscono le strade, quindi poi dopo devono essere efficienti come prodotto. E poi arrivano sul mercato, cioè cosa succede? Come questa fase qui, come si svolge? Adesso noi abbiamo dei contatti già con imprese come noi che lavorano direttamente in questo settore, quindi abbiamo fatto un'azione commerciale un po' a macchia d'olio, allargandoci con chi sapevamo faceva servizi come i nostri, quindi andando a contattare cooperative più grosse di noi che lavorano. Abbiamo adesso iniziato dei contatti anche con chi fabbrica le spazzatrici e adesso speriamo di portare a casa qualche commessa importante su questo.